Buonasera amici criptoinvestitori, ben ritrovati a tutti quanti. Questo video è dedicato soprattutto ai nuovi arrivati, quindi a chi ha scoperto per la prima volta Bitcoin in questo periodo, si sta buttando in questo fantastico mondo delle criptovalute, dell'investimento, del trading, di quello che volete e parte con poche basi. Quindi questo video soprattutto è per voi. Perdonatemi voi che invece avete un po' più di esperienza, ma magari se vi va di ascoltarmi anche voi, così da fare un refresh di certe basi che sono molto importanti e magari da diffondere anche in giro a chi conoscete e chi sta arrivando di nuovo. Se apprezzate il mio lavoro e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un bel like a questo video, così da incentivarmi in continuazione a produrre sempre più video di qualità. Iscrivetevi al mio canale, siamo quasi 10.000, tra poco parte il giveaway, quindi sul pezzo mi raccomando, quello con le Power Hour. Manca veramente poco, secondo me ci siamo già mentre sto parlando, e quindi insomma iscrivetevi, campanellina, attivate le notifiche. Detto questo, oggi ci tenevo a puntualizzare, appunto soprattutto per i neofiti, due argomenti in particolare. Il primo è il fatto che dietro a Bitcoin non c'è soltanto un prezzo che sale e che scende, come ricordava un utente Discord oggi sul nostro gruppo, che trovate il link in descrizione. Si chiacchiera un po' del più e del meno riguardo Bitcoin, le cripto, l'analisi, insomma tutto l'ecosistema cripto, e giustamente un utente mi ricordava, mi diceva: guarda, dovresti secondo me far presente che dietro Bitcoin non c'è soltanto il prezzo, non c'è soltanto un grafico, ma c'è veramente l'ecosistema, un nuovo ecosistema finanziario, un nuovo sistema aperto, programmabile, insomma, che è il futuro per molti, me compreso, dell'economia e della finanza. Per questo io vi incentivo, se siete appena arrivati e se state scoprendo adesso Bitcoin, a studiarlo il più possibile. Magari non tutti sono curiosi e non a tutti interessa capire che cosa c'è dietro Bitcoin fino al basso livello, magari a capire come funziona, a leggere il white paper, ok? Posso comprenderlo questo, però quantomeno sapere che cos'è la blockchain, sapere che ruolo ha Bitcoin nella blockchain, qual è il suo valore intrinseco, insomma, perché poi quando sento certe cose, insomma, capisco che le persone non conoscono quello in cui stanno investendo. Il non conoscere quello in cui stiamo investendo ci comporta degli errori veramente facili, ovvero magari ci lasciamo influenzare troppo dal prezzo, ci facciamo influenzare dai movimenti di breve, se in un giorno magari fa un calo, che ne so, del 5-10%, cosa normalissima per Bitcoin, andiamo nel panico, iniziamo a urlare aiuto, aiuto, cosa succede, ma è finito tutto, non vale più niente, è una truffa. Ecco, questo è quello che vorrei evitare ed evitarvi. Perché se siete appena arrivati e volete risparmiarvi degli errori che vi fanno perdere soldi, la prima cosa da fare, la cosa migliore da fare, è studiare e imparare. Di fonti ce ne sono veramente tante. Quello che vi consiglio sono, innanzitutto i siti ufficiali delle monete stesse. Molti sono anche tradotti in italiano e quindi ci sono, insomma, dei riferimenti ottimi. Poi vi consiglio il forum Bitcoin Talk, sul quale c'è una sezione dedicata proprio alle guide che vi spiegano un po', tra l'altro c'è una sottosezione tutta in italiano dedicata alle guide, dove ci sono alcuni utenti che hanno stilato proprio delle specie di riassunti, come fosse una wiki, diciamo, sulle monete principali, molto carini, molto ben fatti. Poi l'altra cosa, per chi mastica magari un po' di più l'inglese, per me è stata la fonte principale, vi dico la verità, ma magari ci si può anche aiutare anche lì col traduttore, visto che non è un inglese esageratamente difficile, è un inglese molto social, per l'appunto, molto chiacchierato. Sto parlando di Reddit, che è un social network che va a categorie, come se fossero dei forum, diciamo, che si chiamano subreddit. Nei subreddit delle singole monete, come quello di Bitcoin, di Ethereum, eccetera, eccetera, trovate solitamente nella colonna laterale, oppure pinnati in alto, cioè fissati in alto in evidenza, delle documentazioni sulle monete stesse, quindi anche lì redatti da utenti, dalla community,
e finalizzati proprio a riassumere quello che è altrimenti una mole di dati incredibile. Quindi ad esempio le buone pratiche per l'acquisto di Bitcoin, che cos'è Bitcoin, come funziona il proof of work, che cos'è la blockchain, le differenze tra la blockchain Bitcoin e la blockchain Ethereum, insomma ci sono davvero tante tante informazioni che vale la pena comprendere. Se avete appena scoperto Bitcoin, non buttatevi ad acquistarlo alla cieca perché avete paura che poi domani è troppo tardi, non funziona assolutamente così. Funziona che prima bisogna acquisire più consapevolezza possibile, prima di acquistare, vi prego non fate questo errore, perché se voi acquistate e non sapete ancora che cos'è, vi concentrate solo ed esclusivamente sul prezzo e quindi la volatilità vi farà uscire di testa, credetemi, è una cosa che non deve accadere, altrimenti poi non ci dormite la notte, perdete dei soldi ovviamente, che è cosa che ho già detto ma che ribadisco, e soprattutto perdete di vista l'investimento che state facendo, perché state investendo in una tecnologia che potrebbe davvero cambiare il mondo. E quindi questa è una cosa, i fondamentali vanno conosciuti. Poi ovviamente c'è un mondo oltre a Bitcoin, ci sono tutte le altcoins possibili e immaginabili, se le volete studiare fatelo pure, però appunto partite da Bitcoin, è il mio consiglio. Dall'altro canto invece c'è il non improvvisarsi trader se non lo si è. Perché il trading è una cosa, anche quella da è una skill che bisogna apprendere, bisogna fare propria, bisogna crearsi una strategia, è un percorso davvero davvero lungo. Quindi prima di voler operare sui grafici di breve, di medio periodo anche, insomma di voler studiare i grafici, aprire posizioni, utilizzare piattaforme più avanzate come quelle dove si acquistano i contratti derivati, i futures, andare long, short, così, vi prego non fatelo se non sapete cosa significa. Cercate di capire tutto il percorso che porta ad essere un buon trader, quindi imparare l'analisi tecnica, imparare a leggere i grafici ed imparare soprattutto la gestione di un portafoglio. Quella è una cosa molto personale e richiede esperienza, quindi non lanciatevi anche lì alla cieca ad acquistare monete a caso, ma cercate di fare vostro quanto più possibile il lato strategico del trading. Il mio consiglio è di partire dai fondamentali, dalle basi, quello che dicevo prima, e magari partire vedendo Bitcoin come un investimento a lungo termine, perché quello è. Io stesso, nonostante il mio canale tratti in particolare il trading, vedo Bitcoin soprattutto come un investimento di lungo termine, perché io ci vedo valore, lo voglio nel mio portafoglio di asset, ed è il motivo per cui l'ho acquistato e ne voglio accumulare sempre di più. Il trading poi lo utilizzo per accumulare più Bitcoin, ma quella è una mia strategia, sto andando un po' fuori tema. Il discorso è, partiamo da lì, da Bitcoin come investimento, da che cos'è Bitcoin, dopodiché magari mentre abbiamo acquistato Bitcoin con questo scopo, possiamo allora dilettarci un po' anche con il trading, cercando di capire come impostarlo, che cos'è, cosa significa, utilizzando una piccola parte magari del nostro portafoglio per speculare, farci le ossa e da lì poi sviluppare la nostra strategia. Io con il mio canale sto cercando di fare del mio meglio per avvicinare quante più persone possibile al trading senza illuderle. Lo scopo del mio canale è quello, dare consapevolezza e accompagnare magari anche un neofita da zero alla maturazione, diciamo così, la maturità anzi, perché non siete delle mele, e mettervi in grado di prendere decisioni in autonomia, senza dover sempre leggere quello che fanno gli altri ed imitarlo. Quindi anche qua il mio consiglio che vi posso dare è di studiare, magari sul mio canale, ma non solo, ci sono tantissime fonti attendibili, e fare soprattutto esperienza voi, cercando di non perdere troppi soldi, quindi utilizzando poco capitale oppure delle piattaforme demo che ci sono, però davvero un passettino alla volta, non buttatevi subito sul trading pensando di poter moltiplicare il capitale, perché non funziona assolutamente così. E che altro si può dire? Ecco, un ultimo consiglio che mi sento di dare, sempre inerente a queste due cose, in particolare alla seconda, perché qua si tratta soprattutto di soldi, è se siete neofiti, se non conoscete bene la materia, di non buttarvi alla cieca magari in un gruppo che contiene 30.000 persone su Facebook chiedendo quale moneta posso comprare e poi fidandovi alla cieca di quelle che vi propinano, perché quelle che vi propinano o sono le loro cosiddette bags, ovvero quelle che hanno acquistato, sono crollate e cercano di propinarle alla gente per farne salire un po' il valore,
oppure nel peggiore dei casi, nonché nella stragrande maggioranza dei casi, vi propineranno delle scams, delle truffe clamorose. Se andate lì e chiedete che cosa posso comprare, vi arriveranno 50 commenti che dicono i peggio ponzi, piuttosto che i cloud mining, vi propongono investimenti a caso con ritorni fissi, cose di questo tipo che non si possono sentire, vi bombarderanno di messaggi privati, quindi non esponetevi a questo rischio. Studiando, capendo personalmente quello che stiamo facendo, quindi quello in cui stiamo investendo, il trading, se vogliamo fare quello, costruiamo senso critico. Il senso critico nel mondo dell'internet, e quindi di Bitcoin e delle criptovalute, che è l'internet all'ennesima potenza, è fondamentale, perché su 100 persone, 95 sono squali che vogliono soltanto fare più soldi. Le altre 5 sono squali anche loro, ma magari che non vi vogliono truffare e quindi vogliono fare soldi, ma magari c'è qualcosa di buono, ecco. E quindi mi raccomando, non buttatevi in pasto agli squali come se foste in mare, vi tagliate un braccio così appunto in mezzo all'oceano con squali nei dintorni, perché altrimenti vi vengono a sbranare. Io spero che questo vi sia stato utile, mi scuso di nuovo con quelli che mi seguono, magari che sono già più sul pezzo, più avanzati, ma ci tengo davvero tanto anche a quella fetta dei nuovi arrivati, quindi continuerò io comunque a fare video dedicati a voi, dedicati a loro, per dare consapevolezza delle basi, che sono quanto di più importante esista, perché se uno si perde le basi non c'è grafico che tenga, ma va a perdere soldi in qualsiasi modo. Questo è anche il motivo per cui sto cercando di redigere un piccolo percorso dedicato al trading, proprio da zero alla consapevolezza, dedicato a non l'analisi tecnica, ma proprio quegli aspetti sottovalutati di portfolio management, risk management e quant'altro, che inizierò a pubblicare da dopo al giveaway dei 10.000, che ormai per l'appunto ci siamo. Sarà ovviamente gratuito e qui sul mio canale di YouTube. Spero di non avervi annoiato con questa chiacchierata, ma ci tenevo davvero tanto a farla. Quindi vi faccio un caro saluto, vi auguro una buona serata, ci vediamo mercoledì a Rimini per chi c'è al meetup di Binance e altrimenti ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!